E poi arrivò in sotto quarantena questo provino che era per Prisma. Io non lo volevo fare. Avevo mandato questo video di presentazione e poi da lì, dopo 6 mesi, mi chiamarono e avevo tutti i provini alla raffica. Mi ci sono trovato praticamente. La cosa più importante secondo me è che è una serie che non è fatta per i ragazzi, ma che parla di ragazzi. È fluida al 100%, nel senso che ognuno ha le sue sfumature. Ciao a tutti, io sono Mattia Carrano e sono il protagonista di Prisma. Prisma, come suggerisce il nome, racchiude tutte le sfumature del crescere e del diventare grandi. Qual è il messaggio più importante che vuole trasmettere agli spettatori? La cosa più importante secondo me è che è una serie che non è fatta per i ragazzi, ma che parla di ragazzi. Quindi è come una classe di scuola in cui tu entri, ci sono 25 ragazzi e ragazze, sono tutti diversi uno fra loro, quindi secondo me è fluida al 100%, nel senso che ognuno ha le sue sfumature. Poi siamo nell'adolescenza, quindi sai, fai tantissimi errori, non stai scoprendo tantissime cose di te stesso, delle altre persone. E secondo me Prisma racchiude, diciamo, tutta questa la parte adolescenziale, ecco. Quando tu eri un adolescente, c'è magari qualche errore che ti è capitato di fare, a cui ogni tanto ripensi? Ma tantissime, sicuramente. Il mio errore più grave che io abbia fatto credo che sia stato lasciare la scuola. Quindi la cosa che me ne pento adesso, infatti, penso che appena un secondino vorrei ricominciare. Tornando alla serie, Prisma ricorda anche appunto l'arcobaleno che è il simbolo della comunità LGBTQ+. Ci sono tante tematiche queer all'interno. Come gestisci, diciamo, la responsabilità di rappresentare questo tipo di storie? Se mi fermo lì a pensare, comunque la serie rappresenta tantissime cose, tantissime persone e credo che molti si sentono rappresentati guardando Prisma. Però non mi ci sono mai soffermato troppo perché comunque noi proviamo a raccontare la verità, semplicemente quella dei ragazzi e ragazze di 17-18 anni e quindi non mi sono mai soffermato troppo, anche perché poi se ti soffermi troppo su questo, secondo me ti vengono le ansie. Preferisco fare il mio lavoro sul set fatto bene, raccontando Andrea e Marco e basta. Chi è stata la prima persona a cui hai detto Ludovico Bessegato mi ha scelto Mamma. per... Anche perché mamma veniva con me ai provini, io uscivo, ma facciamo andata bene probabilmente, anche perché poi non te lo dicono mai. Feci 8 provini se non sbaglio per Prisma, però fino all'ultimo nessuno mi ha mai detto che sono stato preso. A proposito di Ludovico Bessegato, cosa ha visto in te? Perché pensi che ti abbia scelto? Se Ah c'è mai... boh, bella domanda, bella domanda. In realtà io gliel'ho chiesto molte volte. All'inizio non mi rispondeva. La cosa che lui mi ha detto è che in te ho visto la persona che può interpretare i gemelli. Li ho visti proprio entrambi dentro di te e ho detto, oh, meno male, almeno riusciamo a farli entrambi. Però in realtà poi c'è stato un lavorone sul set perché sono molto diversi Andrea e Marco tra di loro. C'è mai stato un momento che hai vissuto con particolare difficoltà? La scena del coming out di Andrea con il papà è nella stagione 1, anche perché l'abbiamo girata il terzo giorno di set, una roba del genere. Comunque è una scena peso, cioè non è una scena facile, ti devi preparare, deve essere fatta bene. Prisma, cioè, è stato il mio primo provino in assoluto, quindi non sapevo fare questo mestiere. Solo che per tempistiche, robe, avevamo la location quel giorno, quindi bisognava girare quel giorno. È stato un po' complicato, però in realtà poi è uscita bene. Volevo chiederti se invece qualche volta ti è capitato di commuoverti sul set. Se senti che scena, proprio pianto come un bambino. Perché la scena finisce io che mi abbraccio con mio padre. Ci sono dei ciacchi in cui proprio andavo in lacrime, perché mi ci sentivo molto, molto. Io ero dentro. E mi ha aiutato anche tantissimo l'attore che fa mio padre, che è Andrea Giannini, che è un bravissimo attore con cui io sul set mi ci sono trovato da Dio su ogni sua scena. E credo che sia anche uno dei personaggi di Prisma, secondo me, è veramente molto, molto figo. A proposito del cast e dei personaggi, molte delle parti di Andrea sono con Lorenzo Zurzolo. E volevo chiederti se c'era qualche scena che non riuscivate a girare. Sì, ce n'è una. Credo fosse la prima stagione. Siamo molto amici con Lorenzo. È la scena in cui ci sta Marco sotto la doccia in piscina e arriva Daniele e gli faceva: mi vuoi menare anche te? E lui ha detto: me vuoi menare pure a me? Però Marco non aveva menato nessuno, ok? Aveva sbagliato a dire la frase, ok, che ci sta. Fine, rifai il ciacca, hai fatto. Niente, da lì in poi io e lui avevamo sto sguardo, ok, infinito, lui era tipo a 6-7 metri da me, ci dovevamo fissare, mentre invece la macchina da presa faceva tutto un giro, quindi il tempo era perfetto.
quei 10 secondi in cui tutta... No, niente, morivamo dalle risate, ogni 3 secondi ci guardavamo e scoppiavamo a ridere. E non ci riusciva così per mezz'ora, scoppiavamo a ridere in continuazione. Alla fine Ludovico ha fatto, oh, senti, noi dobbiamo andare. Cioè, fate sta scena, perché poi è una scena dei 20 secondi, capito? Come a scuola, ti parte la ridarella e non riesci a smettere. Cosa ti ha spinto a intraprendere questa carriera? Avevo un agente di quando ero bambino, che ho fatto un paio di pubblicità, un po' di cosine piccole, e poi non ho più fatto nulla però. E poi arrivò in sotto quarantena questo provino che era per Prisma, essendo, no, quando eri bambino, lei aveva il contatto solo di mamma, non mio, e quindi chiamò mia madre e disse, no, guarda, c'è sto provino, faglielo fare. Io non lo volevo fare, anche perché che devo fare, che provino devo fare, mai fatto, che cosa te pare? Avevo mandato questo video di presentazione in cui dicevo, ciao, sono Mattia Carrano, ho 21 anni all'epoca, sono alto 1,83 m, e bla bla bla. E poi da lì, dopo 6 mesi, mi chiamarono e ho tutti i provini a raff. Mi ci sono trovato praticamente. Tra le tante cose che hai fatto, sei stato anche un campione di Warandō. Sì, da bambino. Arte marziale coreana. E perché hai iniziato a praticarla e cosa hai provato quando hai dovuto smettere? Iniziai quando avevo 5 anni, 6. Io sono sempre stato molto, cioè, mi devo sempre muovere, non riesco mai a star fermo così, quindi da bambino avevo bisogno di fare qualche sport che scaricassi le energie. E quindi cominciai a fare quello. Lo feci per tanti anni, poi ci stavano questo torneo mondiale a Los Angeles in cui mi hanno invitato ed ero quello italiano, diciamo, però della mia età, cioè avevo 11-12 anni, ok? Andai e vinsi 2 medaglie d'oro. E smisi perché mi si ruppe il ginocchio. Stavo facendo un allenamento, un combattimento per terra con un ragazzo sotto di me facendo delle leve. Lui si è spostato in modo un po' brusco, strano, io si è rigirata la gamba e da lì sono stato 3 mesi con il gesso da qui a qui. Il fisioterapista mi disse di fare nuoto perché è una cosa che ti può aiutare tanto, solo che il nuoto mi annoiava fare su e giù da solo e quindi scelsi pallanuoto. E da lì poi cominciai a fare pallanuoto. Sia il finale della prima che della seconda stagione di Prisma lascia molte domande in sospeso. E i fan della serie ti hanno mai fatto pressing o ti hanno mai chiesto? Sì, tantissimo, certo. Mi scrivono, mi devi subito dire come continua. A parte che io non lo so, posso immaginare, però non lo so esattamente. A Ludovico, lui mi ha detto, gli fanno un sacco di pressing, proprio minacce, tipo, devi farla, scrivi, vai, falla. A me un po' meno. Più complimenti o consigli, però si fanno un po' di... Ma già adesso, cioè, è uscita la seconda, mi scrivono tutti per la terza. Un saluto a tutti i lettori di Fanpage.